Carlo Porzia, vicepresidente del Circolo Filatelico Numismatico Tommaso Valente di Gaeta. Una mostra importante, una mostra che permette ai visitatori di fare un tuffo nel passato di quegli anni veramente belli, drammatici, ma sicuramente suggestivi. La presenza a Gaeta di Alcide De Gasperi, una presenza, Carlo, per certi versi all'epoca un po' in incognita. Lui era Formia ospite del Grande Albergo Miramare dopo le fatiche del voto politico del 18 di aprile, venne a Gaeta e vede la montagna spaccata. Cosa successe? Sì, visitò la montagna spaccata e come d'altronde la sua fede lo portava spesso a visitare luoghi di culto e particolarmente significativi come il Santuario della Trinità. E qui abbiamo esposto il registro con la firma del Presidente De Gasperi e della moglie, che i padri del Fime ci hanno concesso molto gentilmente, diciamo. A Gaeta la presenza dello statista trentino fu veramente fugace, durò poche ore, però gli stessi gaetani, distratti da tante cose, sicuramente da una fame anche materiale di quei giorni, di quegli anni, i gaetani si accorsero che c'era una persona importante in città. Sì, è stata particolarmente significativa anche l'esperienza che è stata riportata in video di un testimone dell'epoca e soprattutto mi hanno colpito le parole di Don Paolo Capobianco che vide De Gasperi e la moglie passeggiare su Corso Attico, ma non ebbe il coraggio di avvicinarsi, ma vide diversi gaetani che erano intorno e che applaudivano e inneggiavano al Presidente. L'ha detto anche la figliola, noi essendo montanari, essendo trentini, non avevamo un feeling con il mare, però la famiglia De Gasperi, lui e la moglie si adeguarono e lo fecero anche molto velocemente. Sì, sono venuti qui e evidentemente, come ha detto giustamente la figlia, magari per noi che ci abitiamo il mare è una presenza giornaliera che forse non fa tanto effetto, ma per chi diciamo, non vive quotidianamente il mare è veramente un'esperienza unica. Ecco, cosa avete in esposizione presso il Club Nautico, naturalmente anche per promuoverla questa mostra che dura poco, quindi l'occasione per venirla a vedere, fino a quando? Certo. Fino a domenica, sia la mattina che il pomeriggio, sono aperti i locali. Questa piccola mostra ospita sia foto che pubblicazioni, le foto soprattutto della visita, le poche foto che ci sono rimaste della visita presso l'oratorio Don Bosco e una serie di pubblicazioni e di documenti che ci ricordano anche la firma della Costituzione, di cui ricorre il 70° anniversario. Naturalmente non poteva mancare un foglio del giornale all'epoca della, diciamo, nascente Democrazia Cristiana, il popolo, il mitico popolo. Voi questa mattina avrete voluto anche iniziare in bellezza con un annullo filatelico. Sì, un annullo filatelico appunto che ricorda sia la presenza di De Gasperi a Gaeta il 26 aprile del 48 e sia i 70 anni della Costituzione, quindi con due cartoline, con un annullo e due cartoline dedicate a questi due eventi. Piero Evangelista, segretario del Circolo Tommaso Valente, io penso che queste iniziative facciano bene alla memoria, facciano bene anche al senso di appartenenza di un popolo alla propria città. Questa presenza che probabilmente non tutti, di cui molti ignoravano, serve anche come valore pedagogico per i giovani, per le future generazioni. Certamente, l'episodio della venuta di De Gasperi a moltissimi era sconosciuta, anche al sottoscritto, lo ammetto senza nessun problema. Cercando su internet ho visto questa pubblicazione di Gaetano Andrisani, questo quaderno che parla di De Gasperi a Gaeta. L'ho cercato, l'ho fatto comprare su internet a uno dei miei figli e poi insieme agli amici del circolo abbiamo organizzato questo evento. Noi partiamo sempre da una base filatelico-numismatica, poi però ecco, allarghiamo a quelli che possono essere temi di storia, di politica, di attualità, di scienza, cioè la filatelia e la numismatica prendono il campo sugli eventi, sugli argomenti a 360 gradi. Ecco, una mostra a concludere questo convegno, anche da parte tua un invito, presumo, per venirla a vedere, perché poi ci sono delle cose, documenti, fotografie veramente rare, uniche. Sì, allora, noi in questa mostra abbiamo raccolto, oserei dire, il 95% della documentazione sia di fotografie che di pubblicazioni esistenti sulla visita di De Gasperi
sia a Formia che a Gaeta. Di Formia non sono riuscito ad avere traccia di foto o di qualche cosa. C'è un opuscolo edito dal comune nel 2012, dal comune di Formia ovviamente, dove c'è una foto di De Gasperi in un suo comizio a Formia, io presumo durante la campagna elettorale, e la foto non cita l'anno, dice solamente De Gasperi a Formia durante la ricostruzione. Quindi si presume era nei suoi giri elettorali. La figlia ha detto: io visito molte città italiane, ma quando vado nelle realtà medio-piccole vedo una sorta di devozione da parte delle rispettive comunità nei confronti di mio padre, benché siano trascorsi 70 anni. Concordi questa analisi? Nella maniera più assoluta, perché nelle città medio-piccole rimane sempre una traccia di un qualche cosa che è venuto nel passato, perché c'è sempre qualcuno che con qualche scritto, con qualche foto e anche con qualche annullo filatelico lascia traccia di quell'evento. Quindi nella realtà non eccessivamente grande se ne parla sempre, anche a distanza di tantissimi anni, tant'è vero che quella testimonianza, appena io con gli altri amici abbiamo contattato Cosmo Valente, subito ha dato la sua disponibilità, anzi voleva già raccontare dal primo momento, non riusciva ad aspettare il giorno dell'intervista, quindi traccia rimarrà sempre. Pietro, ti voglio storcere un sorriso, possiamo dire che nel 2018 siamo sempre tutti democristiani? Ma io presumo che in Italia un buon 50% lo sia ancora democratico cristiano, anche perché lo ammetto, come lo ha ammesso l'onorevole Simeone durante il saluto, la mia unica tessera di partito è stata della Democrazia Cristiana, anche se poi nelle mie varie scese in campo durante le elezioni ho sempre appoggiato come indipendente in liste civiche anche... Però lo scudo crociato è scudo crociato. Certo. Non lo cambieresti con nessun altro simbolo. No. Grazie.